Oggi, cari amici di Facebook, si parte per il Comic Con di New York. Come l'anno scorso, anche quest'anno andremo al Comic Con, io in particolare, e parto domani mattina, non vedo l'ora, quindi farò la solita copertura da New York tutti i giorni, spero di riuscire a postare un video al giorno, questo almeno sono, diciamo, quello che vorrei fare, poi non è assolutamente detto che io ce la faccia, fare un vlog giornaliero, sarebbe bello comunque. Voglio ringraziare Fossil che si è aiutato per questa trasferta a New York, grazie a loro che siamo riusciti a andare appunto al Comic Con quest'anno, sarà con me per tutto quanto il tempo, per tutto quanto il viaggio, mi accompagnerà questo Q Marshall, questo nuovo smartwatch di Fossil che vi ho già mostrato in un altro video e che vi invito ad andare a vedere. E poi, insomma, chiaramente vi mostrerò dal Javis Center di New York i cosplayer, le esclusive di tutti quanti i vari produttori di giocattoli, di fumetti, eccetera. Comprerò qualcosa, spero, quindi farò anche il classico video di loot a fine trasferta, come ho fatto già per la Star Wars Celebration di Londra. In più, chiaramente, in questo video di anticipazione, chiamiamolo così, vi mostro anche, che poi è il topic, diciamo, di questo video, vi mostro anche lo zaino che mi porterò al Comic Con con tutto il suo contenuto e che, insomma, costituisce anche un po' una specie di consigli per i viaggi di questo tipo alle fiere o a robe simili. Bando le ciance, andiamo a vedere subito lo zaino che mi porterò al Comic Con. Oh, eccoci qua. Allora, intanto, perché ci sono due zaini? Semplicemente perché vi voglio fare un po' il confronto tra lo zaino che usavo prima e lo zaino che invece vi propongo e userò per questo nuovo viaggio. Allora, fino a due o tre trasferte fa usavo ancora una camera mirrorless con lenti intercambiabili, che è la stessa che sto utilizzando ora per riprendere. E per questo ho utilizzato, vi ho mostrato in parecchi altri video, quanto questo Loewe Pro Photo Hatchback 16 si chiama, questo qua arancione, fosse comodo per quel tipo di utilizzo da fotografo, chiamiamolo così, semplicemente perché ha questo scomparto qui interno che è fatto apposta appunto per diciamo la parte fotografica. In questo viaggio però non mi porterò dietro la mirrorless, ma vi porterò solamente la mia nuova Canon G7X Mark II che vi ho già mostrato in un altro video, che è una compatta di fascia altissima e anche molto costosa per essere una compatta, che ha una lente ottima Canon, che ha un sensore di buone dimensioni, che offre una non ottima ma insomma sufficiente, diciamo così, qualità video e fotografica, e che mi permette di viaggiare fondamentalmente molto più leggero senza portarmi diverse lenti, perché appunto ha una unica lente zoom. Alla fine, finalmente, ho trovato quello che secondo me è lo zaino perfetto per questo tipo di viaggi, perché ha almeno due o tre feature particolari veramente uniche che mi sono piaciute tantissimo, che ora vi mostro, che è questo Thule Enroute 2 Triumph, si chiama questo modello qui. È un zaino da 820 grammi, quindi non pesantissimo, ed è 44x31 cm ed è profondo 29 cm, quindi è compatto come piace a me, non è enorme per intenderci, ed è assolutamente super tecnico. Adesso vi faccio vedere le diverse robe che ha, che sono per me eccezionali. Ovviamente questi zaini sono disponibili anche in colori più umani. In particolare ve lo faccio vedere subito, perché me lo sono comprato anche grigio, che è molto più bello esteticamente, secondo me. Sono ancora inciso su quale portare tra i due, per adesso è tutto qui dentro quello azzurro, ma anche quello grigio è veramente bellissimo. Perché li prendo così sgargianti? Semplicemente perché quando sono in viaggio sono sempre di fretta, passo da un taxi a un Uber, entro in fiera, esco dalla fiera, insomma fondamentalmente è molto probabile che io mi dimentichi in giro le cose, sono anche molto sbadato di me. Per cui più le cose che ho con me sono sgargianti e colorate, meno è probabile che io le dimentichi in giro. Andiamo a vedere però questo Thule, che è veramente molto interessante. Allora, Thule è una marca che non fa zaini di base, che ha iniziato da poco a fare zaini, però veramente ha trovato un paio di idee che mi piacciono davvero da matto. Allora, la prima che vi mostro, che è quella più originale, è questa parte superiore, la vedete qui, si intravede che è più dura del resto, si chiama Safe Zone, è geniale questa idea, rimane nella parte sopra, per cui è facilmente accessibile, ha un'unica zip ed è ricoperta in, sia esternamente che internamente che sotto da un guscio duro,
che permette appunto di proteggere tutto quello che mettete al suo interno. È pensata per il classico paio di occhiali, e io ci metterò anche gli occhiali, ma nel mio caso ci sono finite le due camere che mi porterò dietro, che sono talmente piccole e compatte e mi fanno veramente godere per questo, che stanno tranquillamente in questa parte. Allora, la prima è ovviamente quella di cui vi ho già parlato, quindi la Canon G7X Mark II, eccezionale, ho fatto un intero video dedicato a questa camera. L'altra cosa è quella che vi ho appena nominato, che è questa Action Cam, è la i-camera di Xiaomi, è la nuova 4K, l'ho ricomprata bianca per il motivo che vi ho appena detto, perché quella nera me la sono scortata a Colonia dentro un taxi maledetto, perché era nera e perché sono scemo io, quindi tiro fuori anche questa. Come vedete ci sta un sacco di roba dentro, è tutto quanto bello imbottitino dentro, è fantastica questa idea qua, per cui facilmente accessibile questa parte superiore, bella dura. Che altro c'è dentro? C'è il MicroMuff, okay? Il MicroMuff non è altro che questo fantastico ciuffettino che si monta con uno strap, in questo caso sulla mia Canon, e che permette di registrare l'audio anche in esterna quando tira vento, senza avere quel fastidioso fruscio che crea appunto il vento sul microfono. È una roba che costa poco, si attacca a qualunque camera, c'è questo biadesivo che rimane lì, quando non lo usate lo mettete via dentro la sua scatolina, e quando invece serve magari in esterna lo tirate fuori e lo collegate semplicemente. Poi c'è questo adattatore per cuffie da lineare, alcune lineare hanno l'attacco delle cuffie doppio, sdoppiato, stereo, left and right. Con questo potete collegare le vostre cuffie all'attacco del sistema multimediale del sedile dell'aereo, senza dover per forza utilizzare le cuffie proprietarie della linea aerea. Poi c'è un telecomandino Bluetooth che serve con il selfie stick che vi mostro dopo, che è molto comodo. Poi c'è questa, che è fantastica, questa è una new entry, non ve l'avevo mai mostrata, è semplicemente una chiavetta da 32 giga che da una parte ha la USB standard, quindi la potete attaccare al vostro computer, dall'altra parte invece ha la micro USB, quindi la potete attaccare al vostro smartphone o nel mio caso al Nexus 9, che è un tablet. Questa è piena di film e la uso durante il viaggio, fondamentalmente per guardarmi film sul tablet che internamente non ha tanto spazio. Ho preso il Nexus 9 base, ho fatto questa cagata, per cui metto i film qui dentro, lo attacco al tablet e posso guardarmeli senza problemi. Comodissima, costa pochissimo, ve la consiglio. Poi accendino sempre necessario, lettore di schede SD, semplicemente perché il computer che vi sto per far vedere, che mi porto dietro, non ha purtroppo un lettore di SD, quindi sono costretto a portarmi anche il lettore esterno di SD. Chiavette USB che non bastano mai, 8 giga, insomma una chiavetta qualunque. Poi l'altro motivo per cui ho preso questo zaino è questa stranissima tasca esterna. A cosa serve? Fondamentalmente è una tasca regolabile, vedete qui con questi strap a sinistra e a destra, che offre dello spazio in più alla bisogna ed è perfetto in fiera. Cioè il classico, la classica necessità che avete in fiera è di contenere cose che non vi aspettavate di dover contenere. Mi spiego meglio. Partite la mattina magari con una giacchetta o con una felpa e con lo zaino pieno di cose. Poi questo zaino chiaramente ha lo spazio tranquillamente per mettere la giacca o la felpa se fa caldo dentro, ma in questo caso si può infilare anche qui esternamente senza che rompa le palle. Però se, come farò io senz'altro in fiera, vi comprate qualcosa, non so, una statuetta, insomma al Comic Con c'è veramente di ogni da comprare, lo spazio finisce in fretta e questa tasca diventa enorme volendo. Vedete quanto si espande? Poi qui è tirata al massimo, quindi vi lascio immaginare, qui si può semplicemente allungare qui lo strap e allungarla di praticamente fino a qua, ed è una tasca aperta semplicemente chiusa qui ai lati da due parti elastiche
che è potenzialmente veramente gigantesca e fa raddoppiare la capacità dello zaino senza però rompere le balle quando non la utilizzate. Vi basta tirare qua, ecco, che si ristringe, rimane diciamo aderente allo zaino. La tiro anche dalla parte opposta, poi vedete è fatto molto bene questo zaino, c'ha questi elastici che trattengono gli strap quando sono troppo lunghi, cosa fondamentale. Si può tirare ancora, ecco qua, tac, e vi rimane insomma aderente allo zaino senza rompere le balle. Quando non vi serve rimane aderente e insomma è un'ulteriore diciamo protezione anche allo zaino. Quando invece vi serve, perché ci volete mettere una giacca, una felpa, una scatola di una miniatura che vi siete comprati in fiera o dei fumetti o qualunque roba, bam, aprite, la allargate quanto vi pare e infilate tantissime cose qui dentro senza problemi. Quindi queste due idee già valgono secondo me l'acquisto dello zaino. Oltre a questo ha tutte le cose classiche che hanno questo tipo di zaini tecnici. Vedete qui le tracolle sono chiaramente imbottite, hanno i classici passanti qui elastici a cui si possono attaccare cose, e poi ha due slitte esattamente come il Lowe Pro, che mi era piaciuto tantissimo. Vedete due slitte in cui si può muovere diciamo questo passante centrale che serve ad alleggerire il peso sulle spalle quando collegato. E anche qua ci sono gli elastici per trattenere le stringhe quando sono troppo lunghe, altra cosa che per me è fondamentale perché rompono le balle tantissimo. Lo schienale è imbottito, purtroppo anche qui devo fare il solito rompimaroni, però veramente i produttori di zaini non ci pensano mai a questa cosa che invece per me è fondamentale. Non hanno inserito qui un passante che permetterebbe di collegare lo zaino al trolley, che per me sarebbe fondamentale, invece mi tocca tenerlo sulle spalle invece che in aeroporto semplicemente collegarlo al trolley grazie al classico passante, che hanno veramente pochissimi zaini. Non sono riuscito a trovare uno zaino che è altrettanto tecnico e pieno di feature come questo e ha anche il passante. Mi viene veramente da chiedere a mia madre di cucirmi una striscia di qualcosa qua per ovviare al problema. Poi lateralmente ha due tasche esattamente come il photo hatchback, che mi piacciono tantissimo. Io ci metto due tre piedi oppure pongo uno dei due tre piedi dentro allo zaino e metto una bottiglietta d'acqua, una Red Bull, qualcosa in queste tasche laterali che sono molto elastiche e contengono veramente tante cose diverse, potenzialmente anche molto grandi. Vi faccio vedere i tre piedi che mi porto io. Uno è un Gorilla Pod che uso insieme alla Canon. Questo è comodissimo perché chiaramente si può collegare a tante cose diverse, si può appoggiare su una superficie piana oppure, come faccio di solito, lo si può utilizzare come impugnatura per la Canon, magari ripiegandolo un pochino in avanti, sia per riprendere altre robe in questa maniera qua, che è molto comodo, sia per autoriprendersi diciamo girando lo schermo in avanti, cosa che questa Canon fa, e mantenendo così la camera a una distanza ideale. L'altro piccolo treppiedi che mi porto è questo di Manfrotto, ve l'ho già fatto vedere in nero, l'ho ricomprato bianco perché lo utilizzo insieme invece in questo caso alla Action Cam di Xiaomi, anche lei bianca, stanno benissimo insieme, e l'utilizzo classico che faccio di questa combinazione qui è per i timelapse solitamente o per altre riprese particolari. Anche in questo caso, richiuso, questo Manfrotto è perfetto in mano. Ovviamente il Gorilla Pod si può utilizzare anche con l'Action Cam, è tutto quanto intercambiabile. Esternamente è quello che c'è. A questo punto vi faccio vedere lo scompartimento interno, che è molto grande. Qui si possono staccare o meno le clip di questo scompartimento qui esterno che vi ho fatto vedere prima. Le stacco per avere più accesso all'area intera. Vedete che le zip arrivano fino praticamente a metà zaino, per cui si apre tantissimo volendo. Cosa c'è dentro? Allora, c'è un Gridit. Fantastico il Gridit, ve l'ho già mostrato anche questo in un altro speciale viaggi, comodissimo da tenere dentro lo zaino o dentro alla valigia, vi permette di organizzare diversi accessori. Qui non c'è proprio tutto quello che mi porto, ma quasi. C'è il reparto batterie, che è facilmente accessibile dall'alto, vi ricordo io tengo questo così, e quindi qua praticamente ho accesso diciamo alle due porte USB di queste due
E mie memo Battery Bank, vi ho già mostrato anche questi tante volte, comodissimi, 10.000 più 10.000 mAh. C'è anche un altro Battery Bank più piccolo, che è quello che solitamente mi porto magari la sera se non ho lo zaino in giro, mi porto comunque un Battery Bank da 5.000 mAh, perché insomma fondamentalmente non si sa mai. C'è questo caricatore per le batterie della Canon, fantastico. Perché è fantastico? Perché ha un collegamento micro USB e quindi posso ricaricare le batterie della Canon anche in mobilità collegandolo a un battery bank. Quindi con un cavo micro USB vado dal battery bank a questo caricatore e magari durante la giornata, l'ho fatto tante volte, mi ricarico la batteria che ho scaricato magari la mattina, durante il pomeriggio la ricarico qui mentre è dentro allo zaino, cosa che non potrei fare con un caricatore normale. Poi c'è questo che è un caricatore 4 porte di OKI, comodissimo perché sono 4 porte ad amperaggio variabile in base al device che collegate. Questo è l'unico caricatore che mi porto in albergo e in viaggio, e voi direte come fai a collegarlo alle prese americane in questo caso. Ancora una volta vi consiglio di comprarvi questi adattatori che sono super economici e semplicemente trasformano una alimentatore come questo in un alimentatore americano senza occupare troppo spazio, ovviamente pochissimo spazio in più, vedete, quindi non vi servono quelle multiprese gigantesche, adattatori con tutte le prese del mondo. Se andate negli Stati Uniti vi comprate la versione americana, se andate in Inghilterra vi comprate la versione inglese, se andate in Giappone vi comprate la versione giapponese, eccetera eccetera. Non state a comprare quelli che hanno 12 adattatori, perché tanto non immagino che non farete il giro del mondo, ma andrete in un posto solo o quasi. Questo con 4 porte mi permette la sera di ricaricare i battery bank, di caricare le batterie delle camere grazie al caricatore che vi ho mostrato prima, oppure nel mio caso sia la Canon che la Xiaomi hanno porte micro USB, è tutto micro USB fortunatamente, non è un caso, ho scelto queste camere anche per questo motivo, in modo tale che posso ricaricare tutto quanto insieme, compreso l'iPhone, su queste 4 porte appunto. Chiaramente mi porto dietro anche tutti i diversi cavetti, qui li vedete tutti quanti in arancio, ci sono diversi cavetti micro USB, Lightning e USB-C. Poi dentro lo zaino c'è anche il selfie stick, che vi ho già mostrato anche questo, arancione. Per cosa lo utilizzo? Lo utilizzo per le live solitamente, o per autoriprendermi mentre sono in fiera, ci posiziono lo smartphone e riesco in questa maniera qua a fare una live con anche i microfoni che sto per farvi vedere molto facilmente. È un po' da bimbo minchia, me ne rendo conto, però è molto comodo. È molto comodo anche perché questa parte qui si svita e rimane poi semplicemente la vite standard a cui ci si può collegare l'Action Cam o a cui ci si può collegare anche la Canon, e in questa maniera questo selfie stick è utilizzabile con tutte le camere che ho dietro, quindi con lo smartphone, con l'Action Cam e con la Canon, cosa per me fondamentale. È sempre fondamentale avere, diciamo, sia i sistemi di ricarica che i sistemi, diciamo così, di treppiedi o di supporto alle camere, che sono tutti intercambiabili tra di loro. Stessa cosa, posso collegare questa testa per smartphone agli altri treppiedi che ho, quindi magari collego questa a questo treppiede e collego lo smartphone a questo treppiede, o magari anche al GorillaPod. Poi lo zaino ha chiaramente, qui nella parte sotto si vede bene, una tasca inferiore molto grande in cui stanno portatili fino a 15 pollici, per me è un overkill ovviamente perché io mi porto un MacBook Air da 11 pollici che è molto piccolo, e insomma non è un caso, molto piccolo e molto leggero, è l'ideale in viaggio, la sera per scrivere articoli eccetera, non è proprio l'ideale per renderizzare video purtroppo, però insomma diciamo che è la via di mezzo migliore per me, è un 11 pollici. Poi sopra c'è un'altra tasca, vedete qui, in cui sta perfettamente un tablet. In una delle due tasche c'è una luce USB che è molto comoda da avere sempre dietro, perché occupa pochissimo spazio, costa nulla, anche questa è Xiaomi e si può collegare facilmente ai battery bank per illuminare, eccolo qua, tac, magari all'interno dello zaino, oppure anche in albergo spesso la uso, magari sul comodino a volte perché è scomoda la luce della camera, insomma ci possono essere vari motivi per portarsi dietro
una luce USB di questo tipo, veramente occupa pochissimo spazio. Poi c'è quest'altra tasca qui, si vede bene, diciamo più grande, molto grande, in questo caso c'è il passaporto con il portapassaporto che vi ho mostrato in un speciale viaggio, molto comodo. C'è lo strap di Lega Nerd con il porta badge e ho già qui il pass per il Comic Con che mi è già arrivato, oltre che i miei biglietti da visita di Lega Nerd, che ovviamente porto sempre dietro, poi quando arrivo in fiera me lo metto al collo. E fondamentali questi due sacchettini della Rode, cosa contengono? Contengono due microfoni lavalier per l'iPhone, comodissimi questi per registrare l'audio magari in diretta, ma anche non in diretta, semplicemente a volte registro l'audio di un video sull'iPhone mentre riprendo per esempio con la Canon, che purtroppo non ha un ingresso audio dedicato, e poi dopo insomma metto insieme audio e video poi in fase di montaggio. Ne ho due perché a volte mi capita di intervistare qualcuno, per cui uno lo collego a me e l'altro lo collego all'intervistato. Vi faccio anche vedere come, con questo sdoppiatore sempre di Rode, che permette appunto di collegare due microfoni all'iPhone e avere anche tra l'altro una terza porta a cui vanno collegate le cuffie per monitorare l'audio, molto comodo. Qui c'è il secondo microfono uguale all'altro, ne ho presi due identici, e poi qui dentro tengo anche questo mini wide o fish, una via di mezzo tra un fish e un wide, a me piace molto, è l'ideale per l'iPhone perché apre molto di più diciamo l'inquadratura e permette appunto di riprendere più cose, è molto comodo per le live o per le riprese che faccio di solito, che vedete sulla pagina di Lega Nerd. Altra cosa che è rimasta qua dentro, che solitamente lascio in camera d'albergo, è un Chromecast. Cosa me ne faccio del Chromecast? Ve l'ho già raccontato altre volte, semplicemente lo collego alla TV che è solitamente nella camera dell'albergo e in questa maniera ho Netflix, insomma YouTube e tutto quanto il resto. È molto facile, semplicemente si collega alla TV della camera di albergo, si configura al volo con l'app di Chromecast sul wifi presente in albergo e voilà, fatto. Ultima cosa che non vi ho mostrato, dietro al Gridit c'è anche una tasca qua, tac, e dentro magia, custodia della Build, con dentro un Kindle Voyage, che è comodo avere chiaramente in aereo, in albergo, solitamente poi lo lascio in albergo, non me lo porto dietro durante la giornata chiaramente. Recap generale, allora alla fine, per concludere, allora Gridit con dentro due power bank da 10.000 mAh più un altro power bank che si intravede qui nero su nero da 5.000, più il caricatore micro USB per la Canon G7X, più il caricatore 4 porte per caricare tutto quanto in camera d'albergo con il suo adattatore per le prese americane, tutti quanti i vari cavetti micro USB, Lightning e compagnia, un Kindle Voyage, un iPhone 6, due microfoni Rode fondamentali lavalier per registrare l'audio, un Chromecast che è sempre comodo in albergo, una luce USB comodissima dentro lo zaino anche in albergo, la Xiaomi 4K i4K fantastica Action Cam, un mini treppiedi Manfrotto, un altro treppiedi Gorillapod, questo veramente eccezionale, il Nexus 9 che è il tablet che lascio in albergo e utilizzo durante il viaggio, il selfie stick con il suo telecomando e l'adattatore per smartphone, un po' di fisherman friend, il passaporto, lo strap Lega Nerd con il pass e i biglietti da visita di Lega Nerd, il MacBook Air 11 pollici, la Canon G7X Mark II fantastica, il Micromuff per registrare in esterna, l'adattatore per le cuffie in aereo, due chiavette USB extra che non guastano mai, l'accendino, una chiavetta USB da 32 GB per collegare, per avere più storage dentro al tablet, un lettore DSD per l'Air e poi ovviamente lo zaino che, vi ripeto, è disponibile in questo colore particolare ma anche in quest'altro colore grigio che è assolutamente più normale, un po' più elegante diciamo rispetto al colore super sgargiante che ho scelto io.
Insomma, questo è tutto quello che mi porterò al Comic Con di New York. Vi invito a seguire i miei video, i miei aggiornamenti sulla pagina Facebook di Lega Nerd, facebook.com/LegaNerd, sul canale YouTube di Lega Nerd ovviamente, e ovviamente sul magazine LegaNerd.com. Se vi piacciono i miei video, i miei piccoli unboxing, fate like, fate share, buona giornata, e casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Ciao ragazzi. You're the one.